Buonasera, ci troviamo a Urbino a colloquio con il professor Leonardo Vittorio Arena per parlare di meditazione. Professore, all'inizio del 2013 abbiamo appreso dai media che anche a Bologna, negli ospedali, in particolare al Bellaria, si è adottato il sistema terapeutico della meditazione. Che ne pensa? Beh, penso che la meditazione si presti a vari usi, quindi anche a quello clinico. E si è visto di recente, questo riguarda soprattutto le tecniche di meditazione mutuate dal buddismo, che appunto una di esse, che in Occidente è stata definita mindfulness, un termine che poi magari posso spiegare, è risultata particolarmente utile in varie patologie, addirittura anche con i malati di cancro, soprattutto per ridurre il dolore e anche, ovviamente, per lo stato d'animo in questi casi. E ecco, il termine mindfulness indica una sorta di presenza mentale, di pienezza mentale, proprio alla lettera. E appunto perché questo utilizzo clinico? Perché appunto la meditazione ci permette di essere nel qui e ora, quindi di non essere eccessivamente turbati dalle angosce per il futuro, dai pensieri negativi del passato. Quindi si tratta di un immergersi proprio nel presente. E sembra appunto che nelle patologie dove il dolore, dove l'umore, il mood, insomma, dei pazienti è sicuramente al centro della sofferenza, questo tipo di attenzione per se stessi e per il momento presente possa generare uno stato di tranquillità, uno stato di calma. Forse anche l'entrata in altri stati di coscienza, senza però perdere il contatto con la realtà. Ecco, quindi ben vengano, direi, questi usi clinici della meditazione proprio per invitare i pazienti a sperimentarsi nei loro momenti anche più comuni, quindi anche quando c'è la sofferenza, perché già l'attenzione per il sintomo può diminuire la preoccupazione per il sintomo e quindi anche il sintomo stesso. Questo del resto è stato già fatto in America, in Germania, ormai da più di 30 anni. In altri ambiti, in ambito individuale, per esempio nello sviluppo della potenzialità umana, nella consapevolezza, quale ruolo svolge la meditazione come disciplina quotidiana o comunque disciplina costante? Bene, qui direi allora che si tratta soprattutto di focalizzare, come dire, lo stato normale della persona, cioè lo stato più comune. Nello stato più comune noi tutti siamo sempre immersi nel pensiero. Ecco, coltiviamo una sorta di dialogo interiore con noi stessi. Questo pensiero in pratica non ci abbandona mai, neanche nel sonno, nel sogno, nel sonno senza sogni. È soprattutto tipico dell'India, delle filosofie indiane, è appunto il merito di aver colto che questa iperattività del pensiero può generare appunto degli stati di angoscia, può generare una sorta di instabilità e di disagio nell'individuo. Quindi direi che la meditazione può servire proprio per cogliere quei momenti che io chiamerei del non pensiero, cioè attimi in cui, pur essendo sempre vigili, quindi noi continuiamo a funzionare, non è certo né il coma né esperienze in cui il pensiero non venga vissuto. Ecco, si tratta di un non pensiero, cioè di uno stato
di calma interiore talmente forte, talmente intenso, che non essendo assillati da quelle che sono le preoccupazioni quotidiane, noi viviamo meglio, funzioniamo meglio, ecco. Senza porci neanche questo scopo, perché scopo della meditazione è semplicemente quello di ritrovarsi con se stessi, quindi è un non scopo, ecco. Tutto ciò che viene di positivo dalla meditazione è un effetto non voluto, diciamo, cioè non cercato, perché di solito l'uomo occidentale, soprattutto quando si parla di meditazione qui da noi, insomma nel nostro mondo europeo per esempio, ecco, si ha l'idea che la meditazione venga praticata in vista di uno scopo, quindi o per smettere di fumare, dico la cosa più ovvia, ha attività, diciamo, più importanti come una prestazione sportiva o una prestazione in genere, mentale anche. Ora, tutto questo può essere un risultato della meditazione, ma la meditazione va coltivata con lo spirito, diciamo, della meraviglia di chi è da bambino, anche da adulto, si è trovato davanti al mondo e non lo ha analizzato, ecco. Cioè non ha cercato di cogliere che cosa sia il mondo dal punto di vista dell'intelletto, del mentale, ma proprio dalla totalità del corpo, cioè tutto il nostro corpo viene coinvolto nella meditazione, non soltanto la testa, non soltanto quello che chiameremmo il cervello, anche se poi il cervello è in ogni organo, è in ogni parte del corpo, quindi noi siamo sempre attivi, diciamo, nella meditazione. Meditazione non vuol dire passività. Si tratta semplicemente di osservare, come faremmo guardando un film, oppure uno spettacolo teatrale, un concerto o altro, come se noi fossimo, ecco, dall'altra parte dello schermo. Quindi noi osserviamo questo passaggio delle immagini, del mondo, di qualsiasi cosa, osserviamo le cose, le piante, gli esseri umani, noi stessi, senza però dover per forza concepirli come degli strumenti in vista di un fine. Ecco, questo film viene proiettato soltanto per noi, soltanto da noi. E quello che possiamo ricavarne, appunto, dal punto di vista individuale è molto, ma sempre e soltanto nella logica di un non sforzo. Per cui, ecco, le cose arrivano da sole, questa grande calma interiore arriva da sola, solo se ci fermiamo a osservare per un po' il flusso, questo grande flusso della realtà, questa meraviglia che è la realtà, anche nei momenti apparentemente più insignificanti, apparentemente più vuoti, tutto diventa, diciamo, fonte di meditazione. Per esempio, ecco, qui c'è una pianta, abbiamo una pianta qui davanti, se io la osservassi a lungo, con attenzione, diciamo, a ciò che io sto facendo in quel momento, quindi non tanto a un me che osserva questa pianta, ma proprio la osservazione continua dell'oggetto, della pianta che mi sta davanti, dopo un po' entrerei in uno stato, diciamo, di meditazione, grazie al quale, insomma, questa pianta acquista un valore, un senso che prima non aveva per me. Ecco, cioè tutto il mondo si concentra proprio nel mio punto di osservazione. Fino a diventare la pianta stessa. Ecco, questo sarebbe, certo, sarebbe, diciamo, il massimo. Io direi, perché anche in quei momenti, no, ci sono, come dire, degli attimi, la nostra mente non è mai assente completamente, quindi ci presenta sempre delle realtà diverse. Nel momento in cui io divento questa pianta, io ho nello stesso tempo la coscienza di me che sto osservando questa pianta, cioè ci rendiamo conto che non c'è più, diciamo, la pianta come oggetto, è separato, diciamo, dal me, e che anche io sono quello che potrebbe essere qualsiasi cosa, cioè un flusso di elementi, un flusso di realtà, appunto, che si susseguono. Questo è, naturalmente, possiamo averlo o in uno stadio molto avanzato della meditazione, oppure anche per qualche momento in una meditazione individuale, anche non particolarmente da esperti, diciamo, cioè anche la persona profana, insomma, che fa la meditazione per la prima volta, un bambino anche, può avere
le sensazioni di cui sto parlando. Insomma, in effetti non c'è, credo, una abilità della meditazione, anzi l'abilità nella meditazione consiste proprio nello spogliarci di ciò che noi siamo, ecco, quindi non di essere consapevoli, appunto come dicevamo prima, di star osservando un qualcosa che è fuori di noi, ma noi entriamo in questo qualcosa e poi ci accorgiamo anche, essendo immobili in un tipo di meditazione, che insomma tutta la realtà scorre. Però questo, più che essere, diciamo, la scoperta di un qualcosa di nuovo, è la scoperta di ciò che noi già sappiamo, cioè di ciò che già abbiamo acquisito in partenza, e che appunto un po' per questo predominio dell'intelletto, soprattutto in certe culture, un po' per questo senso dell'ego, di solito viene attenuato. Molto interessante, non si finirebbe mai questa intervista, però le faccio un'ultima domanda. L'Occidente è in piena crisi, ma anche durante la crisi ha mantenuto l'interesse verso le tecniche di introspezione tipicamente orientali. Secondo lei siamo sempre più vicino all'Oriente o ci allontaniamo sempre di più? Questo presuppone un lungo discorso. Io direi che queste due categorie dell'Oriente e Occidente erano più vere, diciamo, fino a qualche tempo fa. Ecco. Cioè potevamo distinguere meglio questi due mondi, non proprio tagliandoli di netto, come se fossero completamente diversi, però una differenza c'era. Oggi viviamo un po' nel villaggio globale di McLuhan, cioè in pratica un cinese di oggi non è molto diverso, almeno come aspirazioni, da un americano di oggi. Questo è un po' il problema. In Giappone accade qualcosa di simile. Tanto è vero che si riscoprono, mettiamo, testi antichi dei samurai letti in chiave economica, di management. Quindi è chiaro che se cerchiamo di adattarli al nostro mondo nascono alcuni problemi, diciamo. Se però parliamo del passato, allora è indubbio che l'Occidente, sempre schematizzando molto, nell'arco della sua lunga storia, diciamo, si è allontanato un po' dalla saggezza orientale e anche, ad esempio, dalla saggezza del mondo greco. Quindi in questo senso, ecco, c'è tutto un periodo, per esempio, della storia della filosofia in cui la preoccupazione dello spirito non era poi in primo piano. Ecco. Però questo non vuol negare che ci siano anche in Occidente delle vie spirituali, come appunto il mondo ebraico, il mondo cristiano, e poi come intermondi, diciamo, il mondo islamico. Insomma, ci sono delle grandi tradizioni e religiose che hanno coltivato ancora l'interesse per lo spirito. Però è chiaro che più, adesso lo dico sempre con un certo schematismo, più ci avviciniamo al materiale, quindi l'idea della ricchezza materiale, mettiamo l'idea del successo materiale, più ci allontaniamo da queste radici, che non sono solo orientali, sono anche greche, egizie, ebraiche, appunto come stavo dicendo. Però, ecco, oggi, per fortuna, insomma, ci troviamo, io credo, in un momento diverso di evoluzione del pensiero umano. Cioè può esserci ancora un incontro ancora più più intenso, ancora più intimo tra l'Oriente e l'Occidente. Può esserci. Cioè noi oggi possiamo parlare di una spiritualità mondiale, sempre se però cerchiamo, qui entreremo appunto in un discorso molto più ampio, se riuscissimo a evitare, diciamo, i conflitti religiosi, ideologici, ecco, perché questo è quello che impedisce, diciamo, di impadronirci dell'Oriente che noi già siamo sempre stati. Questa è un po' l'idea. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, un augurio. Cioè la vita dello spirito è molto importante in tutte le nostre attività, sia quando suoniamo, nell'amore, nell'arte, nella poesia, nella letteratura, nella filosofia, chiaramente. Non possiamo allontanarci dallo spirito.
Quindi ecco, si dovrebbe cercare uno spirito, diciamo, che permetta la fusione dei mondi. Quindi siccome oggi in Occidente anche la scienza, anche se sembra strano questo, ma sta tornando nell'alveo dello spirito, perché per esempio con alcune ipotesi della fisica quantistica ci avviciniamo addirittura, per questo dicevo che è un discorso ampio, ci avviciniamo addirittura a certe tecniche orientali, a certi modi di vedere orientali, non separati, io, tu, loro, il nemico, l'amico, ecco. Quindi forse ci troviamo in un momento buono di congiuntura, per cui magari lo spirito può fare progressi in una dimensione che compendi questi due mondi. Io mi auguro che sia così. La ringraziamo moltissimo, professore.